taglio bianchi non le tira, mi dicevo. Ma buone, insomma, adesso vediamo i nuovi acquisti. E oggi mi sembrava una cosa un po' così in allenamento, no? Molto sciolta, quindi speriamo, insomma. Gasperini ispira fiducia? A me sì, personalmente molto. Perché? Perché al Genoa ha fatto molto bene. Adesso, insomma, la scommessa è vederlo in una nuova squadra, soprattutto in una grande, insomma, perché le dinamiche cambiano un po', però io penso che sono molto fiducioso, ecco. Impressioni su questa Inter? È ancora presto per dare un giudizio, sono solo credo al quarto giorno di allenamento, quindi voglio dire, adesso credo che devono assimilare il nuovo schema del mister, il 3-4-3, insomma una squadra abituata a fare un altro modulo. Speriamo almeno che il mister, voglio dire, se non si adatta al 3-4-3, che possa variare il modo secondo i giocatori che ha. Gasperini vi ispira fiducia? Sinceramente ho qualche perplessità. Perché? Più che altro appunto per il modulo, che lui si fossilizza su un modulo solo, e poi diciamo l'esperienza, non c'è un'esperienza della grande squadra, lo vedo più da una squadra della primavera più che altro. Chi è il giocatore che oggi l'ha impressionata di più? Krišetić. Perché? Perché è un ragazzo in campo e poi c'ha molta visione di gioco. Ispira fiducia a questa Inter in vista del campionato? Ma non lo so, se non vende nessuno forse sì, se toglie Schneider rimaniamo con poche persone. Impressioni su questa Inter? Ma penso che il mister stia valutando durante la prima settimana i primi segnali già. Si vedono abbastanza chiari, per esempio anche l'utilizzo di Santon sembra ci voglia puntare molto quest'anno, speriamo, perché potrebbe essere anche l'acquisto della nuova Inter alla fine. E Alvarez poi sta dimostrando un grande talento, dovrà dimostrare, può anche diventare un grande campione a Milano, però forse sul mercato si dovrebbe operare un altro pochino. Senti, rinunceresti tu a Schneider? No. Okay. Perché Schneider è uno dei più giocatori forti al mondo e neanche per 40 milioni rinuncerei. Poi se gli fanno l'offerta più nani forse riuscirei anche ad accettarlo, ma Schneider è un idolo e non vorrei mai che andasse via dall'Inter. Prima uscita dell'Inter, giudizio? Ottimo, tutti bravi, una squadra molto unita, mi è piaciuta. Un voto a mister Gasperini per oggi? Un bel 8, tondo, bravo, è stato veramente bravo e ha messo una bella squadra in formazione in campo. Un voto ad Alvarez? Alvarez stupendo, non lo pensavo così bravo, 9 più. Sì. Un voto invece al mercato dell'Inter finora? Finora, beh dai, un 6, 6 e mezzo. Ci aspettiamo comunque un buon colpo e a me piacerebbe un attaccante forte, va bene chiunque. Nome? Vabbè, Tevez. Però è tuo resto comunque, anche Schneider. Magari ce la compriamo vendendo gente minore. Senti, ma è una Inter che è già pronta per vincere lo scudetto, questa squadra? Sì, sicuramente. Amici di Reporter Sport, chiudiamo in bellezza, perché due tifosi dell'Inter qui in Trentino addirittura hanno allestito una tenda, rimarranno qui in ritiro alcuni giorni. Allora, noi ci avviciniamo proprio a loro, Roberto e Ivan, ma chi ve l'ha fatto fare? Non lo sappiamo neanche noi. Chi te l'ha fatto fare? L'Inter ce l'ha fatto fare. Ma questa Inter merita tanti giorni qui in tenda a seguirla? L'Inter merita sempre, ovunque e dovunque. Ma questo scudetto lo senti sempre qua, attaccato al petto? Questo sì. Anche quello del 2006 non ce lo leverà nessuno. Infatti non ve lo leverà nessuno. Un'ultima battuta, ma questa Inter è più competitiva del Milan? Su questo qualche dubbio, però vabbè, vedendo la prima uscita di oggi, sinceramente è piaciuto di più il secondo tempo con le seconde linee. Però diciamo che anche il primo non mi è dispiaciuto. Va bene. Allora, vi lasciamo andare a riposare nella vostra tenda, grazie ragazzi. Reporter Sport poi tornerà naturalmente nei prossimi giorni con tutti i nostri speciali. Ciao ragazzi. Vivila, questa storia vivila, con un'aria una vita.
continuerò. Il sole nel vento, la mia festa, per sempre vivrò.